Allora parto io. Visto che ho letto che di allenatori parcheggiati e cose di questo tipo, io ci tengo a sottolineare una cosa. Io sono orgoglioso di essere allenatore dello Spezia. Vorrei l'anno prossimo essere allenatore dello Spezia e voglio meritarmi di essere allenatore dello Spezia. Che sia chiaro questo messaggio. E non ci sono discorsi di altro tipo, di in attesa di o in attesa di qualcosa o di qualcuno. No, io sono orgoglioso di essere qua e voglio meritarmi di restare qui per il più lungo tempo possibile. Perché? Perché c'è una piazza che secondo me ha tutto, se ragioniamo tutti insieme con quell'obiettivo nella testa, di conquistarsi qualcosa di importante, che sia in quanto tempo, quando, come, perché, non si può prevedere il futuro. Però quella deve essere quella è la mia volontà, la mia idea, quello che ho io nella mia testa in questo momento. Chiusa la parentesi, buona giornata, sono a vostra completa disposizione. Dopo Modena, buona partita. È stata una partita sofferta. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare alcune cose, secondo me. Il secondo tempo invece abbiamo cambiato qualcosa ed era iniziato bene. Poi secondo me non, diciamo che dal punto di vista degli episodi sono stati quelli più che la fortuna ha girato dall'altra parte rispetto che a girare dalla nostra, però sono situazioni che si possono creare nel corso di una partita, ci sono capitate e si è stati bravi a rimanere compatti, a non perdere equilibrio anche in inferiorità e in doppia inferiorità, avendo anche in inferiorità numerica la grossa opportunità di andare in vantaggio noi. Però dal punto di vista del carattere e dell'atteggiamento, la squadra secondo me anche in inferiorità ha fatto quello che doveva fare. No, il carattere è che noi dobbiamo parlare poco e fare i fatti. Ma non c'è una sindrome. Non ci sono sindromi. Bisogna giocare la partita e fare quello che dobbiamo fare. Basta. Senza stare a fare troppe chiacchiere e basta. Sono abituato a tirare la riga alla fine e non a, anche se noi un'analisi settimanale o anzi giornaliera ce la facciamo sempre, però il bilancio lo facciamo, un primo bilancio lo si fa a bocce ferme. Non credo che ci siano, nessun allenatore ti potrà, se fai questa domanda ti dirà sì, potevamo fare meno. Quasi tutti diranno potevamo fare meglio e avremmo meritato qualcosa in più, quindi è la cosa più facile da rispondere, invece io dico che noi dobbiamo pensare a fare i fatti e senza stare a ragionare su dovevamo, potevamo, si poteva o non si poteva. Con? Col Padova. Contro il Padova? No, è... No, mancano Lisuzzo. Per infortunio non ci sono Bianchetti, Madonna, Rivas. E per squalifica Lisuzzo e Scozzarello.
gli altri sono disponibili, poi vediamo che scelte fare. Giocare bene e vincere. Giocare bene e vincere. No, deve essere una partita da Spezia, a prescindere dagli interpreti. E dobbiamo capire bene ancora cosa significa farlo, e bisogna farlo. Bisogna farlo. Senza ma, se o però. Bisogna farlo. E basta. Poi vediamo chi... Penso che saranno giocatori che saranno tutti importanti nella gara di domani. I giocatori offensivi di cui parlavi. O dall'inizio, o da partita in corso, penso che saranno tutti giocatori importanti. Sì, sì, assolutamente. No, bene. Bene, abbiamo lavorato bene, è stata una bellissima accoglienza, poi la struttura è all'altezza per lavorare, per fare un lavoro di qualità. Chiaro che siamo lì da una settimana praticamente, però penso che si possa lavorare bene. Infatti ho detto vorrei meritarmi, ho detto voglio meritarmi e vorrei restare, quindi ci mancherebbe, non ho detto che io no. Ho usato il condizionale perché è giusto che lo dica, no, ma non mi interessa, non è un discorso di, non me ne frega niente del discorso di, no, no, ma non me ne frega niente, non è quello il messaggio che voglio far passare, il messaggio è che qui si è tutti qua, convinti di far bene qua, perché vogliamo ottenere qualcosa di importante qua. Perché secondo noi la piazza merita di ottenere qualcosa di importante. In quanto tempo, purtroppo io non sono, non ci abbiamo la, e penso nessuno lo possa prevedere, però che si voglia ottenere un risultato importante è una cosa chiara, perché la società e l'ambiente ha tutto per ottenere un risultato importante. Ho fatto un'intervista al Secolo a Genova settimana, ho parlato di empatia. L'empatia è una risorsa fondamentale per andare anche oltre ciascuno nelle proprie competenze e i propri limiti, secondo me. E fortunatamente tra me e la mia squadra, e innanzitutto, che la prima cosa c'è, poi dopo è importante che questa cosa si crei e si espanda a tutto l'ambiente, perché io penso che tutti vogliamo il bene dello Spezia, innanzitutto. Scusate, l'avversario è una squadra che ha fatto dei risultati numericamente strani nelle ultime settimane. È una squadra che arriva da un risultato molto importante, che ha di sicuro dei giocatori di qualità, probabilmente ha in alcune sue componenti anche uno spirito di rivalsa. Però noi dobbiamo fare la nostra partita. Non dobbiamo stare qua molto a guardare chi e che cosa, dobbiamo andare dritti per il nostro obiettivo. Uno Spezia? No, non ho sentito perché c'è... Allora, dicevo, come si fa a fare il primo tempo? Perché c'è altre volte lo Spezia ha fatto dei primi tempi un po' sotto porta. Ma innanzitutto bisogna riconoscere anche quando una squadra avversaria fa meglio di te, e non è un dramma o una vergogna dirlo. Poi bisogna cercare di
di giocarci la partita intera come in genere facciamo per parti di gara. È vero, in alcuni momenti l'abbiamo fatto per parti di gara, però non parlerei di atteggiamento, di... È stata una partita particolare, la terza in una settimana, possono essere varie le motivazioni, però non credo che sia stato un discorso di approccio o cose di questo tipo non idoneo. È nata una partita strana, ci hanno messo in difficoltà con questi palloni lunghi nel primo tempo, quindi la vedo più da quel punto di vista lì l'analisi. Abbiamo sofferto un po' sti continui palloni lunghi a scavalcare un po' la nostra linea difensiva. E magari in alcune letture l'abbiamo fatto bene, in altre meno, e questo ci ha creato qualche problemino. Poi nel secondo tempo, secondo me, ripeto, nella poca parte del secondo tempo in cui siamo stati in parità numerica, mi sembra che da questo punto di vista stavamo gestendo con abbastanza tranquillamente la cosa, insomma. Non è vero, c'è stata un'occasione di Seymour nel primo tempo, mi sembra. Qualche combinazione. Loro hanno preso hanno avuto la traversa lì su palla inattiva. Ma sono partite che non sono partite. È venuta fuori una partita strana, una partita secondo me non giocata molto palla a terra, non molto costruita. È stata più una partita sulla seconda palla. Quindi è stata una partita strana dal punto di vista tattico. Per me non eccessivamente bella, neanche dal punto di vista estetico, per come in senso generale, chiaro. Però, ripeto, il primo tempo è stato così, il secondo tempo abbiamo fatto meglio. Poi si è andati in inferiorità numerica. Ma non lo so. Loro, il Modena ha giocato 4-4-2. Adesso non so il Padova con che sistema verrà a giocare qui. Vediamo domani, nel senso, non so, o meglio, abbiamo visto quello che ha usato nelle ultime partite. No, noi possiamo pensare, possiamo avere un'idea, però poi dopo bisogna vedere quello che decide l'allenatore. Nelle ultime partite ha proposto un'idea, se vanno su quella stessa linea è diversa da quella che ha avuto il Modena sabato. No, parlo di sistema, di disposizione, il resto non so, parlo solo di disposizione in campo di uomini.